Ciao a tutti amici e bentornati in questa terza puntata di The Walking Dead. Come al solito io sono Amorus Vital, benvenuti in questo nuovo video. Amici, questo non è un re-upload, reload, eccetera, eccetera, ma è una serie nuova su The Walking Dead. Ho spiegato perché l'ho rifatta, perché la sto rifacendo sia nella puntata 1 sia nella puntata 2, quindi andate a vedervi quelle puntate se volete saperlo. Non sto qua a ripeterlo in tutte, le fottute partite. Direi di iniziare subito, mi raccomando amici, condividete il video con i vostri amici, gruppi di WhatsApp, Telegram, eccetera, eccetera, con i vostri amici, con le vostre amiche. Buona visione, ci vediamo subito in game, ma come prima e come sempre, e come in tutte queste puntate, e come in tutti questi giochi, io levo la cam per farvi apprezzare al meglio i disegni e non disturbarvi dalle mie espressioni mentre leggo le cose, eccetera, eccetera. Per cui amici, via la cam. Ecco, la cam finalmente se ne va, noi continuiamo là dove l'avevamo lasciato, e vi ricorderete che nella scorsa puntata eravamo andati nella fattoria di Herschel. Kenny ha fatto un casino, ha cercato di salvare suo figlio, ma poi non ha più salvato Sean, che era il figlio di Herschel, e quindi Herschel l'ha cacciato via dalla fattoria. Cacciato via dalla fattoria, noi l'abbiamo seguito per andare a Macon, paese di lì, che è vicino, per andare a cercare proprio la famiglia di lì. Lì vi ricordo il nostro personaggio. Poi abbiamo la nostra mitica e unica Clementine, eccezionale. Siamo ora però con la famiglia di Kenny. Quindi andiamo a vedere cosa diavolo succede. Ed eccoci qua. This is as far as we're going. Then it's far enough. Questo Duck, il papero, come si fa a chiamare un Hey figlio there. Duck? You friendly? No, mi sa che Ducks run erano out of degli gas. zombie, Kenny. Infatti. È un fottio di zombie, tra l'altro. Attenzione, abbiamo. Ok, vieni, si scappa, si scappa. Take risks like this. Casino. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. It could be dangerous. Worse, they could have let them right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. Abbiamo dei We have bambini. kids with us. I see one little girl. What is it? I have to pee. Ma no, Clem, Come up there aspetta. again in a Tra un second. In a minuto. minute, Clem. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Incontro con la gente. Carly and Glenn just ran out there. Non ha She's not torto. wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. One of them is bitten. È stato morso. Non è stato morso. Hell, he wasn't. We have to end this now. Over my dead body. We'll dig Ci one hanno morso hole. Duck, poverino. No, I'm cleaning him up. There's no Ah, non c'è nessun fight. He's morso. fine. Non c'è You nessun fucking people morso. get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out, or smash his head in. Kenny, stop him! What do we do about this guy? E poi bel casino che fate con It's just fuori i zombie. Lily, I'll handle But this. your heart, Dad. Ragiona con You lui, need o to lui o calm Duck. down. Ragiona Reason con lui. with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone, chill the fuck out! Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here, and none of this will fucking matter.
But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! He's not bitten! Oh, se dice che non è stato morsicato, non è stato morsicato. I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. Dad, get it. Facciamo il cattivo. Siediti o ti faccio male. You're gonna whoop me? You and what homo parade? Che vada. That's good. Little boy, before you eat your mommy, you can watch your dad get his nose broken. I'm gonna kill him, cat. Just worry about Duck. Lee. Yeah. There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the cioè, povera Clem che deve andare in bagno. Comunque. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. È solo un ragazzo. A little boy. I think we can handle it. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. Picchialo. Kenny, fermalo. No, fermalo. Mi dispiace. Picchialo. Happily. Oh, man. Però Kenny aveva subito un colpo. Attenzione. È successo. E c'è lì, sì, però lì c'è un goffo a pala, è proprio. Dai, dai, vai lì. Dai, che toccavolo di zombie. Picchia di brutto, ok. Spingeva di brutto, non picchiava di brutto, spingeva di brutto. You okay? Bel colpo. Just great, thanks. Guys? Everybody down, stay quiet! Spari, quello che litigava, c'è un casino a parte. They're gonna get in, shut up! Is that the military? Infatti si sente una mitragliatrice. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and a Richie trigger finger. That was stupid. That was. Dad! Un attacco di cuore. Sì. Sì, sì, un attacco di cuore, nettamente. Ma che gli prende? Non è stato. Ma che gli prende? Che diavolo? Però sarà un attacco it's di cuore. Infatti. Pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there, behind the counter where the pills are. Attraverso l'ufficio. Maybe through the office. How do you know that's an office? Educated guess. It doesn't matter. We need. Invece lì lo sa perché è stato in questo posto probabilmente. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. You conosci bene la città? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. D'accordo capo, cioè è diventato il capo, ok. Ok, perfetto, da notare amici, voglio fare notare subito una cosa. I personaggi che abbiamo incontrato qua in questa scena caotica, dove non ho interrotto eccetera eccetera, ovviamente perché la scena era molto caotica, quei personaggi lì
Molti fisicamente ricordano i personaggi di The Walking Dead della serie televisiva. Quindi, esamina il bancomat. This place didn't get looted. Ok, allora io direi andiamo un po' a farci un giro di questo posto qua. Esaminiamo il giornale. Central High Tech State. Papers a week old. Feels like years. La radio. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work though. Here, let me have a look. Power, volume. Ribalta la radio. Power ovviamente non funzionerà, penso che l'abbia già usata. Volume. Power. Mancherà le batterie, qualcosa. Proviamo a rovesciarla. Qua le batterie, classico. Non ci sono le batterie. Cioè. You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. Cioè, non è contato se c'è le batterie, vabbè. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Perfetto, quindi servono anche due batterie. Ok. Stiamo calmi. Analizziamo un po' il personaggio. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's three days out from her last cup of coffee. Sto cercando delle batterie per la tua. Te la cavi benino. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about 5 feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Yeah. That quello lì ti ha salvato, cioè Doug. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kind of cute. In that parent's basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. Vabbè, insomma, non è che te lo devi sposare, però. Sto cercando. Com'hai fatto ad andare e finire? We drove out to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard hitting. Festival del fiore di ciliegio. Sto cercando delle batterie per la tua radio. Quindi abbiamo l'obiettivo di recuperare. Le batterie per la radio e ovviamente le pillole. Ora. Andiamo a vedere la bacheca di sughero cosa ci dice. La Pasqua Easter Egg. Ok, sentiamo Doug. Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, però una tendenza suicida, beh, giusto, grande lì. Facciamo un'ora. Not right now. Voglio iniziare, voglio continuare l'esplorazione qua, prima di tutto, prima di fare scelte avventate. Ok. Sono delle foto, non è che saranno parenti di lì questi qua, eh. We can't let anything happen to Ducky. I know, honey. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. Ok, lì c'è qualcosa. Cosa so? Ah, sono batterie. C'erano le batterie qua. Prendiamo le batterie. Là. Perfetto. Abbiamo le batterie. Una o più di una? Barra energetica. Ci prendiamo anche questa. C'è da... Ok, apri l'ufficio. Qua c'è l'ufficio famoso. Qua c'è un'altra barretta energetica. Ci... Fottiamo beatamente anche questa. Qua per terra c'è un'altra barretta energetica. E ci prendiamo anche questa. Alla grande, cioè barrette. Diventiamo dei ciucciabarrette praticamente. Ok. Ok, direi di rifare un attimo il giro. A questo punto dare le batterie. Qua. This battery should fit the radio. Great, thanks. Ok, perfetto. Ma ora? I'm still looking for batteries for that thing. Thanks, I appreciate it. Ok, ce ne servono due praticamente. Una l'abbiamo trovata, una manca. Ma qua non ho capito bene nella... school... Non ho capito se ci può essere d'aiuto quelle scritte lì o comunque se c'è scritto qualche... C'era il cartello con scritto easter egg. Magari c'era veramente un easter egg...
How can I with those però non ho afferrato subito. Ok, parliamo con Kenny, Katie e Duck. Maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Thank you, Lee. Tra l'altro, ecco amici, avete visto che per prendere una decisione c'è pochissimo tempo, cioè bisogna leggere, boom, e scegliere. Quindi è proprio fatto così il gioco, appunto, perché a volte non è la decisione più razionale che vogliamo prendere, però è quella più immediata, che non è detto che sia la razionale, anzi, di solito non è proprio la razionale. Comunque, Duck, come sta? Qual è il piano? Duck, come sta? It's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. Little kid. How's she doing? She's good. Sta bene, credo. Beh, famiglia morta, non lo sappiamo. She's just a little girl, Ken. Were you saying, Lee, she spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. Qual è il piano? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? Sì. Gli ha sgranato gli occhi. Should we go looking for them? Sono andati, erano i proprietari, non lo so. Well, wouldn't they be at their house or somewhere like that? Probabilmente questo era il loro posto, erano i proprietari di questo posto. Not sure they made it. We passed some houses on the way in and things are pretty bad here. Well, you just don't know. State bene, ragazzi. We're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Lee, you got povero Duck, l'anatra. Back on Herschel's farm. Yeah. I panicked, you know. I'm not proud of it. Abbiamo visto che te ne sei fugata. Capita, diciamogli capita. Yes, but I can't stop seeing him in my head. Rough. I killed that boy. We could have saved him together. You didn't. Quello sicuro. You think you do when you look back on it, but in a moment, when things. Però anche lui era stato colto dal, cioè, dal momento, e ha pensato bene di salvare suo figlio allontanandosi. E lui allontanando lui e suo figlio. Try to let it go. Ok, Kenny si ricorderà della tua fedeltà, per fortuna. E altra cosa che possiamo fare, ecco una cosa amici che ho notato, lì ha detto qua prima nel dialogo, ha detto sì, ha detto non lo so, abbiamo detto non lo so sulla scelta, che invece questo era il posto dove lavorava la sua famiglia, e qua possiamo dedurlo probabilmente dalle foto. Non me li ricordo molto. Ok, quanto cavolo di diavolo sei stato in prigione lì, oppure... Vabbè, comunque, e anche dai discorsi di prima, nel discorso di prima dove lui ha optato per passare dalla farmacia dall'ufficio, cosa che faremo, credo, praticamente, e tra l'altro facendo questa scelta qua, cioè di passare, cioè dicendo questa cosa qua, probabilmente poi lui gli ha chiesto, ma... Praticamente gli ha fatto notare, ma come fai a sapere queste cose? E lui ha detto, beh, no, ho usato la testa, probabilmente perché qua ci lavoravano, era di proprietà della sua famiglia. Comunque, diamo la barretta qua energetica. Oh, thanks, Lee. E forse una conviene tagliela anche. Kenny apprezza il fatto, perfetto. Una conviene tagliela anche a... Questa qua la porta all'ufficio, conviene tagliela anche a Clementine. Intanto andiamo a parlare qua. How's he doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad, that didn't help. Ti sei arrabbiata, stai tranquilla. Ma che gli prende? Ma ancora, malato di cuore. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Ha un caratteraccio, ha un fottuto caratteraccio. Oh, fuck you.
No. Yeah, he doesn't mean it. It's just that... Yeah? Abbiamo dei bambini qui della famiglia, lascia perdere, sicuramente... Lascia perdere, sicuramente è un bravo ragazzo. Diciamogli così per tenerla tranquilla. He just has his issues. Where's her mom? Savannah, I think. Oh, you guys aren't together. Oh, no, I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. Cioè, la babysitter non ce l'ha fatta, no. Però dal messaggio sì, si capiva il casino, ma in realtà non si sa se sono morti. Però, sei di qui, cosa pensi di tutto questo? Chiedimi se sei di qui. I work at Warner Robins, the Air Force base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UGA. UGA, vabbè, comunque c'era qualcuno qui, siete arrivati alla farmacia. Quando siete arrivati alla farmacia? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Un paio di cadaveri, dove sono? Are you okay? Yeah. Forse sono i familiari di lì? Did you know anybody here? Yeah. The owners, they were we were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. Okay, va bene. What do you think about all this? What is bisogna andare a vedersi solo loro. Walking around, eating people and turning them into more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. I'm gonna get back to him. Sounds good. Ok, abbiamo ancora due barrette. Una barretta la darei a lei. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's really sweet. Sì, non farti estrarre idee, ragazza, giusto per tranquillizzarti un attimo. Prima di andare però all'ufficio, io sentirei a questo punto anche Clementine. La vedo un po' scossa. Hey there. Hi. Notizie di Glenn? Glenn, tra l'altro. Is he okay? Yeah. Assonanza al The Walking Dead. You're doing a good job. Asiatico, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, sto qua a fermarmi e a parlare sull'altro The Walking Dead, il telefilm, ma guardatelo così potete combinare le due cose, essendo che il mondo è il parallelo, la stessa cosa. Can I get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Perfetto, ti diamo la barretta. Dovremmo conoscerci meglio. Are you okay? What? Yeah, I'm fine. I just I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good, despite the circumstances. Yep. We'll sit tight. Yep. Okay. Adesso gli diamo la barretta. Prendi la barretta. Here you go. Thank you. Of course. Ti sei preso cura di Clementine. Ok, ora, da qua non possiamo andare, quindi l'unico posto per andare è... qua. Oppure la da Doug per vedere l'esterno. Provo a fare una capatina qua prima di tutto. E vediamo un po' che diavolo succede qua. Amici, come detto, e c'è dietro Clemente, come detto, farò questi video più lunghi rispetto al solito, così potete vederveli con calma. Can't think about them. Loro erano qua dentro. Farveli vedere con calma e soprattutto evitare di fare 800.000 episodi corti, ma bensì di meno episodi, però più lunghi. Ok, c'è un kit di pronto soccorso. Qua c'è... guarda il vicolo. È stata sbarrata. Guardate, hanno trascinato i cadaveri. Muoviamo il bancale qua. Ok, vediamo cosa abbiamo trovato. Un bastone. What's that? This was my dad's cane. He'd zip around here on it from time to time.
Era un bastone suo padre. Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. Perfetto. A questo punto abbiamo trovato il bastone, quindi troviamo altre cose. Ah, qua c'è la porta della farmacia. Qua c'è la scrivania. Perfetto, quindi possiamo passare dalla farmacia da qua. Dobbiamo liberare questa porta per quando troviamo le chiavi. Quindi bisogna trovare anche le chiavi. Altrimenti col cavolo che si apre. Qua la scrivania, cassetti magari dentro. No. Attenzione. C'è una foto. E mi pare di vedere lì in questa foto. Eh sì, guardate lì. Il fratello, presumo. E i suoi genitori. E ecco il bastone, lo vedete? E lì ovviamente diventa triste. Strappa la foto con lui su. E sapete perché? No, niente. I know who you are. Attenzione. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping un with your wife. Che andava a letto this is your parents' tua store. Moglie. Folks around Eccola town know la the storia son di got lì. Himself a life sentence, but I'm lei a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No, assolutamente no. No. No, I've been sticking to first names for a reason. Well, good. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good, because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Benissimo, praticamente lei, essendo giornalista, sa di noi e ci ha raccontato anche chi siamo. Quindi, praticamente, avete visto la foto là? La foto là l'ha strappata. Perché ha strappato la foto? Perché non vuole ricordarsi assieme alla propria famiglia dopo aver fatto probabilmente quello che ha fatto. Che cosa ha fatto? Ha ucciso un senatore che si faceva praticamente sua moglie. Quindi, questa è la storia di lì. Perfetto. Diciamogli grazie. Senza... Don't worry about it. Appunto, diamo un po' di fiducia alle persone, come da vostro consiglio, tra l'altro, quindi cerchiamo di dargli fiducia. Dobbiamo trovare quelle cavolo di chiavi. Ok, esaminiamo il lenzuola. Ok, bene. Qua c'è una cassetta di pronto soccorso. Dobbiamo trovare una fottutissima chiave per poi... Luckily, there's nothing I need in here. Beh, insomma, io la terrei lo stesso, cioè non è che fa schifo sta cosa. Ok, qua non sembra che ci sia nulla, almeno apparentemente, cioè possiamo spostare la scrivania magari. Altra azione che possiamo fare. Better get this door clear, huh? Can I help? Brava Clementine, sure. Certo, aiutaci, aiutaci. Here we go. Watch your fingers in the drawers. La situazione come va? Chiedami come va. Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay. Brava, positivismo. Brava Clementine, tira. Do you have kids? No. You don't have a family? Non parliamo di questo. Let's not talk about that. Do you play sports? I play soccer, but I don't really brava, like it. Brava. Ma non mi piace tanto. Ma perché? Ma perché ci gioca allora? Vabbè. Ok, spostate la scrivania. Why don't you want to talk about your family? Do they like hate you? Eh,
perché sono morti, diciamogli. Oh, I'm sorry. Ok, così abbiamo chiuso almeno il discorso con Clementine della famiglia. No, non sei stata cattiva, Clem. Non sono un tipo cattivo. Mi sono cacciato in qualche guaio, ma... Because of the trouble? Yeah, that's right. Now, let's get this done. Tanto sotto si sentono gli zombie che fanno casino. Ecco, si è tagliata il dito. Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. Beh, abbiamo la cassetta di pronto soccorso, dai. Cioè, abbiamo una cassetta di pronto soccorso facile da prendere. Ok. Che è qua. Là. Cerotto, perfetto. Tra l'altro qua è cambiata. Tra l'altro è cambiata. Vedete, l'inquadratura era cambiata prima. Però dobbiamo trovare queste fottute chiavi. Qua c'è una TV anche, che prima non si vedeva. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? Ci troveranno. Track us down. Don't worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got sì, my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? Lei ha paura che loro tornino a casa sua. Era una savana, tornino a casa sua. Però abbiamo anche un cassetto adesso da aprire. C'è il cappello, c'è insomma un po' di cose. Ok, diamo un'occhiata alla TV un attimo. Keep the remote for that thing in here someplace. Ok, bene, 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 bene. Ok, allora. How are we doing over there? Okay, it still hurts. Adesso ti do il cerotto, vai tranquilla. Allora, diamogli il cerotto così, tac. Let's have a look at that finger. Ow. It hurt. Let's see if we can do something about it. Sì, possiamo farci qualcosa. Basta prendere il cerotto qua. Eccolo qua. Vai di cerotto. Yes, please. Bello, bella, bella medicazione lì, proprio bravo, bravissimo. Perfetto. Notizie di Glenn, come va il dito? A te sembra che siano tutti bene, niente, non chiediamo niente. Ok. Concentriamoci sulla chiave. Qua abbiamo un cassetto. Col telecomando. Però era il telecomando della televisione. Dad kept the remote for that thing in here someplace. Sì, è qua il telecomando. It's the remote to my dad's TV. Perfetto, cosa ci facciamo con la televisione? Possiamo accenderla? Funziona? Funziona! That's what I figured. Ma non ci sono trasmissioni. Ok, perfetto. Quindi cippa. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. E ovviamente serve la chiave. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Cioè, bisogna trovare ste fottute chiavi. Ora non credo che siano qua. Cioè, nella cassetta di sicurezza. Cioè, probabilmente non sono in questo ambiente qua le chiavi, perché mi pare di aver visto ovunque. Spostando il mouse siamo andati da praticamente qualsiasi parte, ma le chiavi qua non si vedono. Proviamo ad andare verso di noi. No, ok, proviamo ad andare di qua. Wanna head back into the drugstore with me? Ok. Lee? Yeah? You're not bad, right? Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Vai tranquilla, Clem. Was that because he was one of the things trying to eat you? È complicato. Sometimes things happen or you do things and you can't explain them. Let's head back to the others.
Ok, non abbiamo trovato la fottuta chiave e ciò è un problema. Dove cavolo può essere una fottuta chiave? Insomma, mi hanno Sono venuto i andato gelati, non bene. credo qua. Tutto sciolto ormai, infatti. Cioè, direi, ok, cioè, chiavi non ci sono. Biglietti d'auguri, c'è poco da augurare. Altra cosa che si può fare è How are we provare ad doing? andare a Good. vedere fuori. You wanna Datadam, go have a look sono un around outside? bappeppato, andare a vedere fuori. Diamo Let's un'occhiata have a in look giro. around. Okay. Che è esattamente questa cosa, cioè dare un'occhiata in giro. Però le chiavi chi ce l'avrà? Cioè ce l'avranno i genitori di lì, chi poi ce l'avranno? Guardate qua che schifo. He just eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. I think so too. We better keep it down out of here. Ok, allora vediamo un po' cosa ci. That place is full of TVs and electronics. Ah, ok, col telecomando, so cosa Did you fare. guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? Un gruppo I di think they're most of who personaggi. you see wandering around out there. Quindi c'è qualcun altro. Ok. I can't reach that brick. Beh, insomma, il mattone secondo me riuscivi a prenderlo. Ora, io proverei una cosa. Hai idea Any di dove idea where possono the essere le promising chiavi? keys might be? Io un'idea ce Some guy l'avrei. fell inside before you guys got here. They weren't on the old couple we took Abby off. Ah, non erano sui corpi, ok. Are you okay? I'm fine. If the keys aren't in the drugstore, think they could be out here? We now live in a world where getting up and walking away is an act of Forse c'è la God. sua fratello, quell'altro nella Right. foto? Probabilmente. Ok, se io ti do il telecomando. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? Telecomando, accendi la TV di là. Esatto. It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Parato di codici, te da pazzi. Sì, funziona. Well fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Ok, gli zombie ovviamente sono attirati da luci, suoni e rumori e quindi. I got a few of them to take notice. But not enough. Ok, attirati ma non abbastanza. I can't reach that brick. Yeah, that's a hasty fortification job over there. It didn't work. Ok. Cioè, se lo apriamo adesso, It's a sicuramente combination lock. non possiamo fare Those TVs null'altro. are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Ok, l'idea è facile, prendere il mattone e spararlo contro la finestra lì. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Vai tranquillo. Cioè, mi serve il mattone. Can't reach that brick. Ok, so come prendere il mattone. Let's head Ok. back inside. Prendo il bastone mi tiro il mattone. A parte che il mattone lì io lo prenderei, cioè fisicamente non riesce a fare 20 centimetri di. Va bene, ok, comunque. Direi che la soluzione è proprio questa, cioè andare a prendere il bastone, usare il bastone per avvicinare il mattone, lanciare il mattone contro il negozio e a quel punto potremmo farcela. Ma domanda. Il bastone possiamo prenderlo? No. Ma perché non possiamo prendere il bastone? Ok, il bastone non possiamo prenderlo. Non possiamo fottutamente prendere il bastone. Quindi, cippa, non è un'idea perseguibile questa? A questo punto, cioè, mi sembrava abbastanza facile sta cosa. Cioè, prendere il bastone e tirarlo.
Allora, proviamo a fare un'altra cosa a questo punto. Vediamo se Doug. How are we doing? Good. Want to go have a look around outside? Sì, andiamo fuori. Magari let's parlando con te riusciamo a far. Okay. Parte che c'è. Ma guardate dov'è, è qua, cioè. No, ok, con lui non si può parlare molto. Il telecomando. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Sì, tanto non è che facevamo tanto con. C'è la ferramenta, cioè da qua non usciamo, bisogna capire cosa diavolo e come diavolo fare. Quindi non è che si può fare niente. Ora, okay. Pensate voi che questo gioco, io l'avevo giocato, vi ricorderete, sul vecchio canale, però non ti ricordi tante cose ed è sempre bello riviverlo. Ora, proviamo a parlare con qualcun altro a questo punto, vediamo se si è sbloccato qualcosa. Hey, Carly. Pronto a uscire fuori? Pronto a uscire fuori? You got it. You? Sì. Yeah. Let's go. Ok. Ah, ok, usciamo da quella porta là assieme a lei. Amici, direi che per questa puntata è tutto. Ora, siamo arrivati lì il personaggio lì, no? Comunque, siamo arrivati a Macon, abbiamo scoperto che il padre e la madre di lì è morta. Sono morti, cioè la madre è morta e il padre è morto, quindi sono morti, mi sono impappinato un attimo. Però il fratello non sappiamo dove sia. Potrebbe avercele lui le chiavi. Ora, siamo riusciti a uscire con questa reporter, giornalista, e vedremo se riusciamo a capire altre cose o muoverci diversamente. Comunque, per questa puntata è tutto. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, ovviamente commentare, condividete il video anche tramite Facebook, Twitter, Google+. Da Amorus è tutto, ci vediamo al prossimo futuro video, ciao a tutti!